Questo programma è offerto da Un'altra morte bianca a Gangi, stavolta a perdere la vita è un agricoltore di 55 anni. Il fattaccio è accaduto lunedì sera attorno alle 19 in un fienile di proprietà della vittima, Giuseppe Puglisi, di anni 55. Ad assistere alla morte del padre è stata una delle sue figlie. La stessa ha poi chiamato i soccorsi, che però non hanno potuto evitare l'inevitabile. Dal racconto della donna si evince che il padre si sarebbe spinto sul tetto del fienile per cercare di riparare lo stesso dalla pioggia, che stava ormai da qualche minuto cadendo in contrada a Zappaiello, a causa dello strato viscoso creato dall'incessante pioggia. L'uomo sarebbe inciampato fatalmente e poi caduto da un'altezza di circa 4 metri, sbattendo violentemente il capo a Puglisi e morto sul colpo. Un incidente, un banale incidente causato dal maltempo che strappa alla vita un uomo, un lavoratore che lascia una moglie e 3 figli a piangere sulla sua tomba. È stata una vera e propria protesta quella scaturita ieri dinanzi l'edificio del Polididattico in Viale delle Scienze a Palermo, sede delle prove d'ingresso nelle facoltà universitarie a numero chiuso. Autori del sit-in sono stati gli studenti esponenti del collettivo universitario autonomo e del collettivo studenti medi Palermo, che hanno esposto dalle finestre striscioni con la scritta diritto allo studio negato, test d'ingresso furto legalizzato. Tutto ciò a fronte dei 55 euro necessari per iscriversi ai test. Sul posto per riportare l'ordine è intervenuto il personale di sorveglianza dell'università. All'origine della protesta, dunque, ci sarebbero gli eccessivi costi che non sempre uno studente può affrontare per entrare nel vasto mondo universitario, costi che tra l'altro non garantiscono pieni servizi e il buon andamento dell'università, considerando infatti la mara verità che vede l'Ateneo di Palermo agli ultimi posti nella classifica delle università italiane. È andata in fiamme l'auto di un pregiudicato a Partinico. Il rogo è divampato ieri pomeriggio intorno alle 18.30 in via De Santis. L'incendio sarebbe di natura dolosa, infatti sul posto i vigili del fuoco hanno rinvenuto una bottiglia di plastica contenente del liquido infiammabile. La vettura, una Volkswagen Golf di colore bianco, era parcheggiata proprio davanti all'abitazione dell'uomo, 44 anni, disoccupato. La parte anteriore della macchina è stata cosparsa di liquido infiammabile e data alle fiamme. Il rogo ha danneggiato solo parzialmente la Golf, grazie all'intervento immediato dello stesso proprietario che ha spento l'incendio prima dell'arrivo dei pompieri, aiutandosi con dei secchi d'acqua. Ai carabinieri però l'orario del dolo pare insolito. Dare fuoco a un'auto a quell'ora della giornata con la paura di essere visti è troppo rischioso per un semplice dispetto. Quindi i militari indagano anche nella sfera privata del pregiudicato. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.
Il direttore generale del San Raffaele Giglio di Cefalù, Vittorio Vigilio, è orgoglioso di presentare il nuovo sistema di ossigenoterapia. Sorge spontanea la domanda su che cosa sia tutto questo. Si tratta semplicemente o quasi di una piccola camera iperbarica per il trattamento delle lesioni dei tessuti. Essa sarà affiancata all'unità operativa di chirurgia vascolare. Essa servirà anche a curare ulcere di vario tipo, diabetiche, arteriose, venose, ma anche infezioni post-chirurgiche e lesioni croniche dei tessuti. La macchina consentirà di applicare la pressione dell'ossigeno direttamente nel tessuto danneggiato, stimolando la chiusura della ferita, favorendone appunto l'ossigenazione. L'obiettivo sarà quello di curare più efficacemente i pazienti, riducendone sensibilmente la degenza nella struttura, migliorandone quindi la qualità di vita degli stessi pazienti. L'amministrazione comunale ha risposto alla richiesta di ascolto presentata nei giorni scorsi dalla comunità parrocchiale San Giovanni Bosco e dell'associazione Agape. A tal scopo ha indetto per martedì 9 settembre alle ore 10 presso Palazzo Butela, sala giunta, un incontro cui saranno presenti l'assessore alle politiche sociali Maria Puleo e l'assessore alla pubblica istruzione Rosanna Balistreri per discutere di quanto sollevato nella nota fatta pervenire all'amministrazione. Sul tavolo della discussione i problemi legati al mondo della scuola ed in particolare le problematiche che affrontano le famiglie indigenti per garantire il diritto agli studi ai propri figli. Nello specifico, tra le questioni sollevate dall'associazione Agape e dalla comunità parrocchiale, quelle legate alla scuola elementare Don Giuseppe Puglisi, al trasporto e alla mensa scolastica, agli asili nido comunali, ai buoni libro, alle difficoltà ad acquistare libri di testo e alle eventuali soluzioni previste anche dalla legge 328 che possono essere ricercate in sinergia tra l'amministrazione comunale, il mondo scolastico, le parrocchie e le associazioni. All'incontro, aperto a tutte le associazioni del ramo, parteciperanno anche i consiglieri della quarta commissione consiliare. Una storia che fa commuovere, quella di Buck, il cane immortalato alla fine del match Palermo-Sampdoria mentre faceva invasione di campo, tenendo in bocca un pallone da calcio. Quel piccolo momento di celebrità è stato però utile al piccolo per farsi riconoscere dal suo padrone. Sì, perché Buck è lontano da casa da giugno, la sua casa che dista chilometri, dato che il cucciolo è originario di Poggio Berni, in provincia di Rimini. Il suo padrone, Danilo Bartoletti, l'ho riconosciuto in delle foto che lo immortalavano allo stadio Renzo Barbera. Probabilmente, secondo Bartoletti, Buck è arrivato in Sicilia a bordo di un camion. La famiglia di Buck si è subito attivata telefonando allo staff del Palermo Calcio, alla Lega del Cane e in questura. Ma purtroppo, racconta Bartoletti, lo staff del Palermo ha potuto solamente dire che il cane è entrato liberamente allo stadio e poi, al termine della partita, è uscito insieme ai tifosi. Ora c'è dunque la certezza che il piccolo si trovi in giro per le vie di Palermo, sperando che qualcuno possa trovarlo e ricongiungerlo così alla sua vera famiglia. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi.
Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Continuano le selezioni per la ricerca della Miss Città di Palermo 2014. Dopo le tappe di Trabia, Cefalù, San Giuseppe Jato e Sclafani Bagni, giungono alla finale che si svolgerà il prossimo sabato 13 settembre alle ore 21 a Villa Filippina, per una serata che unirà bellezza, moda e spettacolo. Un concorso nato nel 2013 per dare spazio ai talenti della nostra città. Lo ha detto l'organizzatore e direttore artistico Cristian Carapezza. Quindi la ricerca punta ragazze non solo belle ma brave, a cui dare la possibilità di essere conosciute. La Miss vincitrice avrà in premio una vacanza di coppia in un resort in Sicilia, una fotocamera digitale e l'abbonamento annuale ad una delle palestre più famose a Palermo. Sin dall'inizio dell'estate, Palermo è stata scelta come l'assoluta protagonista della nuova fiction della Rai che andrà in onda il prossimo autunno, La Catturandi. La cornice di un nuovo Chuck questa volta è stato Monreale. Curiosi, turisti e non si sono soffermati infatti ieri mattina in piazza Vittorio Emanuele per assistere alle riprese della fiction, che prevede grandi nomi del panorama artistico italiano come Leo Gullotta, Massimo Ghini, Alessio Boni, Stefano Santospago, Anita Caprioli e il palermitano Vincenzo Amato. Questo programma è stato offerto da affettuoso abbraccio a tutti gli appassionati di ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 4 settembre. Il vortice depressionario Elettra continua a portare maltempo sulle regioni adriatiche, tempo molto instabile anche altrove. Ecco il dettaglio: al nord cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso con piogge temporali sull'Emilia Romagna e nel pomeriggio anche sul Veneto centro occidentale, est Lombardia, Trentino Alto Adige e Alpi in generale. Più soleggiato altrove. Al centro tempo più soleggiato in Toscana, Sardegna perturbato con rovesce temporali anche forti su Abruzzo, Molise, Marche, Umbria e Lazio, dove qui migliora nel corso del pomeriggio e in serata. Spostiamoci al sud, dove le precipitazioni temporalesche localmente forti risulteranno più frequenti sulla Puglia, Appennini e zone tirreniche di Campania e Calabria, ampi spazi soleggiati sul resto dei settori. I venti soffiano sempre dai quadranti settentrionali, ma con intensità minore rispetto ai giorni scorsi. Temperature minime che sono previste in aumento di qualche grado, saranno comprese tra i 17 e i 23 gradi su tutte le regioni.
Durante il giorno ci aspettiamo 24-27 gradi al nord, 21-23 gradi al centro, ma fino a 28-30 gradi in Toscana, Lazio e Sardegna, 19-26 gradi invece al sud, ma 28-30 gradi possibili in Sicilia. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui. L'azione autunnale di Elettra non smette di coinvolgere l'Italia. Scopri dove farà più fresco e pioverà di più visitando ilmeteo.it, sempre vicino a te. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 4 settembre, si ricorda Santa Rosalia di Palermo. Rosalia è un nome di etimologia incerta, secondo alcuni deriva dal francese antico Roselin, a sua volta derivato dal germanico con il significato di scudo glorioso. Altri lo collegano ai Rosalia, la festa romana delle rose con il significato di corona di rose. Dice il proverbio, brache di tela e meloni in settembre non son più buoni. Sono nati oggi Anthony De Mello, Carmen Consoli, Beyoncé. Il 4 settembre 1781 un gruppo di coloni messicani fonda Los Angeles. Rimasto un piccolo centro agricolo per decenni, oggi è la più grande città della California. Nel 1987 arriva per la prima volta in Italia la regina del rock, Madonna. Lo show a Torino è applaudito da 60.000 fan ed è la diretta TV più seguita in quell'anno. Infine, il 4 settembre 1998 viene ufficialmente fondata la società Google. Il motore di ricerca omonimo esisteva già da circa un anno. Alfonso de Lamartine ha detto: con tutto l'oro del mondo non si può comprare il battito del cuore né un lampo di tenerezza. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 4 settembre. Ariete, la luna da oggi in Capricorno vi volta le spalle e si unisce alle ostilità di Mercurio e Plutone. In un battito di ciglia l'umore si fa grigio, scostante. Volubili molto più del solito, pessimisti e insolitamente duri e spigolosi, giornata da dimenticare. Toro, la situazione da oggi è in lento ma graduale miglioramento. Finalmente potete tirare un sospiro di sollievo e tornare alla quotidiana normalità. Superato un problema di lavoro che da tempo vi dava il tormento, tornate ad essere allegri e spensierati. Gemelli, le idee sono un po' confuse, anche le azioni faticano a concretizzarsi. Vi aspetta una giornata faticosa e poco produttiva. Dovete pazientare, il lavoro non mostra particolari problematiche, perciò non createvi seccature dove non ce ne sono. Cancro, questa luna in Capricorno per voi non è esattamente quello che si dice una buona notizia. Oggi avete i nervi a fior di pelle e siete intrattabili. Il vostro cattivo umore inevitabilmente vi procura dei problemi, soprattutto in ambito lavorativo. Leone, routine banale e piatta routine. Una giornata dedicata ad occuparsi dell'ordinaria amministrazione per voi equivale a una giornata sprecata. Il capo non vi permette di avviare un nuovo progetto di lavoro se prima non concludete quelli in corso. Vergine, con la luna da oggi in trigono e le belle angolazioni di Marte e Saturno, è un gioco da ragazzi per vedere l'andamento della giornata. Ottimo! Finalmente potete prendervi la rivincita che state aspettando da molto tempo. Avrà un sapore dolcissimo. Bilancia, la luna si trasferisce in Capricorno e prende a farvi la guerra. La sua scomoda opposizione potrebbe procurarvi una serie di scoccianti ritardi. Organizzate con estrema cura l'odierna tabella di marcia e tenetevi pronti a reagire agli imprevisti. Scorpione, grazie al sestile dal Capricorno, la luna è decisissima a sostenervi a 360 gradi. Senza dimenticare gli appoggi di Marte e Saturno, oggi siete al sicuro. Puntate dritti ai vostri obiettivi e centrate con sicurezza anche i più arditi. Niente può fermarvi. Sagittario, finite le scintille e le emozioni dei giorni scorsi, da oggi dovete fare i conti con la solita quotidianità. Ogni tanto tocca anche a voi. Una solida organizzazione della giornata è ciò che vi serve per evitare inutili perdite di tempo. Capricorno accattivante nel segno oggi. L'astro d'argento, in vivace combutta con Sole, Nettuno e Plutone, è deciso a regalarvi una gran giornata. Relazioni interpersonali in primo piano, occasioni mondane, appuntamenti si susseguono a gogo. Acquario, la luna passa in un segno di terra e pur
non ostacolandovi direttamente, inizi ad ignorare il vostro destino. Oggi vi tocca fare da soli. A volte commettete l'ingenuità di fidarvi troppo di chi vi circonda e poi ne pagate lo scotto. Pesci. Questa bella luna in un affine segno di terra parla il linguaggio dell'amicizia e dei viaggi, promettendo una giornata serena e piacevole. Una proposta improvvisa, forse un breve viaggio, potrebbe vivacizzarvi simpaticamente la giornata.